inaugurato a Morciano di Romagna la mostra d'arte, l'atelier d'arte di Giuliano Cardellini, un nuovo ampio spazio espositivo, in parte studio professionale e contemporaneamente luogo espositivo, in cui l'artista presenta il suo lavoro e propone ad altri colleghi una innovativa forma di ospitalità creativa. Questo atelier d'arte si chiama Atelier d'Arte GC e io l'ho fatto per due motivi fondamentali. Il primo motivo è un momento di lavoro in cui io devo trovarmi, sto bene con me stesso, non ho vincoli, non ho condizionamenti e diciamo ritrovo la mia intimità, la mia personalità e la mia creatività. L'altro motivo è che io voglio cercare di coinvolgere gli altri artisti, soprattutto artisti internazionali. In uno scambio, ho già un amico artista di Parigi che dovrebbe venire a esporre qui, in questo scambio culturale, soprattutto a livello internazionale, viene a esporre qui perché non c'è più tanto scambio tra gli artisti come c'era una volta, e questo è molto negativo, ci sono magari tutte queste rivalità, gelosie, invidie, cose che sono lontanissime da me. Io invece voglio cercare di mettere in sinergia le persone, voglio cercare di farle collaborare, voglio cercare di dialogare e ascoltare quello che hanno da dire anche gli altri e confrontarci, perché poi il bello dell'arte è anche questo, potersi confrontare, e poter evolvere, poter crescere, maturare dal punto di vista artistico. E qui, a parte l'opera del 2010 Magma Etereo, ci sono circa 31 opere e sono tutte dall'aprile 2016, quindi sono tutte opere recentissime, fanno parte del mio quinto periodo artistico e sono felicissimo, ne ho scritte, impostate ed hai già iniziate tante altre, perché in questo momento mi trovo in una grande creatività artistica, in una grande esplosione artistica, vi assicuro che è bellissimo, che è affascinante, che è inebriante e lo voglio vivere pienamente e lo voglio e chiedo e vorrei che chi è interessato partecipasse a questa mia gioia, a questa mia esplosione artistica. Desiderato, lottato per avere questo atelier, immagino, ed è anche il posto dove tutto nasce. Sì, ho lottato molto e l'ho voluto fermamente questo atelier, è allo stesso tempo un punto di arrivo ma soprattutto un punto di partenza verso qualcosa di più ampio, di più complesso, qualcosa di più coinvolgente, qualcosa che mi può consentire di esprimermi al meglio e soprattutto tirar fuori tutto quello che ho dentro, tutta questa esplosività creativa che soprattutto in questo momento mi pervade e mi riempie la vita. Possiamo dire che è un po' una bottega d'arte che nasce praticamente a due passi da casa tua. Sì, sì, sicuramente è una bottega d'arte e dopo sei mesi di affannosa e disperata ricerca l'ho trovata vicino a casa, per cui lavoro anche fino all'una alle due di notte oppure vengo alle sei del mattino e diciamo che è un qualcosa che mi sento mia, completamente mia. Che cos'è per te oggi l'arte? L'arte è la capacità di dire delle cose che gli altri non riescono a dire o non hanno il coraggio di dire. E l'artista, sotto questo punto di vista, secondo me, se è un vero artista, se non è un artigiano dell'arte, deve poter sensibilizzare, deve poter tirare fuori dei concetti che altri non sono in grado di esprimere o non hanno il coraggio di esprimere. L'artista è nella sua massima, libera e incensurabile indipendenza. Qual è secondo te la caratteristica vincente di questo artista? Allora, la caratteristica è la ricerca.
perché lui è un creativo curioso e ha bisogno sempre di ricercare nuovi materiali, nuove esperienze, e lo vedrete attraverso l'ultima opera naturalmente, che ha una tecnica tutta sua che naturalmente non vuole far scoprire, perché vedrete che è un'opera molto pesante ma sembra molto leggera allo stesso tempo, e quindi già questa è una particolarità. L'utilizzo di materiali, di ricerche, di glassature, di acciaio insieme con materiali di riciclo, anche quello è una cosa veramente tutta di Giuliano Cardellini. Ci sono tanti artisti, è vero, che utilizzano materiali di riciclo, però Giuliano nella sua ricerca riesce a donare una leggerezza con dei materiali pesantissimi, e questa è la cosa più incredibile. Questa leggerezza un po' dell'essere anche, perché naturalmente l'anima ha bisogno della sua leggerezza, ecco, e naturalmente sono molto piene d'amore soprattutto, e l'amore si riscopre attraverso anche le parole che lui utilizza e le poesie che utilizza per dare titoli ai suoi quadri. La particolarità delle sue opere d'arte è questa pesantezza mista ad uno strumento di poesia che la rende assolutamente leggera. La particolarità che io ho riscoperto, che ho scoperto nelle opere di Giuliano, è proprio questa mescolanza di materiali assolutamente diversi, quindi pensati, studiati e scelti per poter fare da contrappunto a quello che è la sua idea di arte contemporanea. È come se lui avesse avuto tutte queste idee all'interno della sua persona e che col tempo fossero arrivate ad un punto di saturazione tale che in qualche modo dovevano uscire, e sono uscite in questo modo veramente sorprendente. La parola chiave sulla quale lui ha sempre lavorato, ha iniziato a lavorare, è l'amore. Quindi l'amore per quello che è l'arte contemporanea, ma soprattutto per quello che è la vita, la giustizia, la lealtà, la pulizia e l'ordine delle cose. In questa giornata c'è stata una forma di arte in che ha interagito fra di loro, infatti c'è stata musica, c'è stata danza, c'è stata delle performance anche attoriali, di conseguenza è un'interazione, un coinvolgimento diretto del pubblico, si è interagito anche io come artista e anche la ballerina come artista ha interagito col pubblico, cioè è anche un pochino di arte culinaria, qualcosa di particolare, di stuzzicante, di gustoso. Cioè è una festa, vuole essere una festa dell'arte e consentire a tutti quanti di stare bene insieme, tutti quanti che amano l'arte, tutti quanti che hanno voglia di vivere delle emozioni e di partecipare, questa è la parola magica, partecipare a quello che è la creatività artistica. Che cosa ti auguri per te e per il tuo atelier? Ma io mi auguro per me che le mie opere siano seguite il più possibile, ma non per un discorso estetico, per quello che voglio dire, per quello che è il significato, per quello che sono il concetto, per quelle che sono le emozioni che voglio trasmettere e la riflessione. Io vorrei che le mie opere spingessero a una riflessione interiore, a capire, a cercare di comprendere quali sono veramente le cose importanti della vita, che non è avere la Porsche o 12 televisori o 24 telefonini o 17 ville, ma è stare bene con se stessi in un benessere gratificante che vuol dire anche dare agli altri con una compartecipazione, collaborazione, e perché con tanta serenità e tolleranza, questo è il punto vero, stare bene con se stessi per poter dare agli altri.